Hey guys, benvenuti o bentornati sul mio canale. Nel video di oggi creeremo insieme questo look utilizzando solo i prodotti di Essence e Catrice. La maggior parte di questi prodotti mi sono stati regalati all'evento di Essence e Catrice, come avrete visto nel mio scorso vecchio video haul. Questo video non è in alcun modo sponsorizzato, Essence e Catrice non mi hanno chiesto di fare questo video, ma so che sono dei prodotti low cost, di brand molto apprezzati soprattutto qui in Italia, e per cui ho deciso di provarli insieme a voi per vedere se c'è qualcosa di meraviglioso da andare a comprare immediatamente o se c'è qualcosa da cui è meglio stare lontani. Le opinioni sono solo esclusivamente le mie e se non siete d'accordo con me sulle mie opinioni non c'è nessun problema, ognuno ha diritto di avere la propria opinione, io li provo e vi dico che cosa ne penso, ma non dovete necessariamente essere d'accordo con quello che penso io. Comunque, questo qui è il look che abbiamo creato oggi, molto diverso da quello che faccio di solito, probabilmente lo ripeterò altre 100 volte in questo video. Sto amando alla follia. Ora, non è il genere di trucco che userei per uscire, per andare a bere un caffè con un'amica, ma vi posso garantire che è uno dei look più belli che abbia creato su di me, non a livello di tecnica necessariamente, ma proprio a livello di colori. È talmente tanto fuori dalla mia comfort zone che non mi aspettavo che mi sarebbe piaciuto e invece mi piace tantissimo. Comunque, se volete vedere quali prodotti ho utilizzato e come ho realizzato questo trucco dall'inizio alla fine, continuate a guardare. Se siete nuovi qui non dimenticate di iscrivervi e direi di cominciare. Ok, cominciamo. La prima cosa che faccio è andare a mettere il fondotinta e abbiamo due opzioni. Abbiamo l'Essence Fresh and Fit Awake Makeup e abbiamo l'Essence Hashtag Insta Perfect. Quindi uno è totalmente matte, l'altro è leggermente luminoso e tra i due voglio provare questo qui. E abbiamo da provare anche la spugnettina di silicone e non li ho ancora provati, è la primissima volta, quindi li proveremo insieme. Inizio con il fondotinta di Essence che è il Fresh and Fit e questa è la colorazione numero 40 Fresh Sun Beige. Questo fondotinta è leggermente troppo scuro e solitamente a me le spugnette di silicone non piacciono tantissimo, nel senso che preferisco la classica Beauty Blender. Ma proviamo. È molto strano usare questa spugnetta. Nella confezione dice di usarla come sto facendo adesso, nel senso di schiacciare il fondotinta nella pelle oppure di tirarlo. Ok, allora per adesso la spugnetta non mi sta piacendo nell'applicazione del fondotinta, quindi per avere una considerazione vera e propria del fondotinta preferisco usare un pennello e piuttosto provare la spugnetta con il correttore. E ovviamente si tratta di gusti personali, a me non piace personalmente la spugnetta di silicone per applicare il fondotinta, ma è una cosa, ripeto, mia personale, non è detto che non sia una buona applicazione, ma io preferisco usare un pennello per quanto riguarda il fondotinta. Invece per il correttore è tutta un'altra storia e spero proprio che questo fondotinta non mi crei problemi alla pelle, perché la mia pelle è super sensibile. Secondo me dipende da qualche ingrediente che c'è nei fondotinta, ma non riesco ancora a capire quale sia, quindi spero tanto che non mi esca una reazione allergica. Teniamo le dita incrociate. Non mi piace tantissimo la copertura perché, come potete vedere, non copre tantissimo, ha un effetto di pelle sana. Quindi non è troppo luminoso, non è troppo opaco, ma ha questo effetto di pelle sana che è assolutamente bellissimo. Al di là della copertura, che come ben sapete io sono molto più per il full coverage, quindi qualcosa di molto più coprente che vada a coprire appunto tutte le macchie e tutti i brufoletti che ho, però nell'insieme mi sembra un gran bel fondotinta e se avete una pelle migliore della mia potrebbe essere un gran bel fondotinta. Come correttore non me ne hanno dato uno nuovo, ma vado a utilizzare il Liquid Camouflage di Catrice, che è uno dei miei correttori preferiti da tanto tempo. L'unica cosa che non mi piace, e lo dico ogni volta che uso questo correttore, è l'odore che ha, perché odora di schiuma da barba, però comunque è un ottimo correttore, nel senso che è molto coprente e non si sposta durante la giornata, resta immobile, è molto buono. Provo di nuovo a usare la spugnetta di silicone e vediamo. Purtroppo per quanto riguarda la spugnetta in silicone resto della mia idea, nel senso che preferisco comunque la spugnetta di Real Techniques o la Beauty Blender per il fatto che, essendo di silicone, non va ad assorbire il prodotto in eccesso. Invece la Beauty Blender o la spugnetta di Real Techniques, quando le utilizzate essendo bagnate, vanno a rimuovere l'eccesso di prodotto che
mettete, e io tendo a usare un sacco di prodotto, quindi ho bisogno della Beauty Blender che va a togliere l'eccesso. Comunque, come potete vedere, il lavoro lo ha fatto, non è che ha fatto un disastro, è solo una questione di preferenza. Per andare a settare il viso ho due cipre, una è la Essence Brighten Up Banana Powder e come potete vedere l'ho utilizzata un bel po' di volte, e questa qui invece è la All Matte di Catrice, che è una cipria mattificante. Ora, penso che il colore sarà troppo scuro, però ripeto, per questo video proviamoci, vediamo un po' cosa succede, come va. Vado a settare il fondotinta con la cipria colorata di Catrice e invece andrò a settare il correttore con la Essence Brighten Up. E anche questa qui di Catrice è la primissima volta che la utilizzo, per cui vi do di nuovo le mie prime impressioni. Non è, cioè, se non lo so, boccio un prodotto in questo video o lo promuovo tantissimo, tenete comunque presente che è la prima volta che lo utilizzo e che magari, non lo so, per dire, stasera magari mi trovo con la faccia arancione e cambio totalmente idea. Comunque, come sempre, se dovessi avere qualsiasi tipo di problema ve lo scriverò qui sotto nell'info box, così potete saperlo anche voi. Prendo un pennello un po' più piccolo e vado con la Essence Brighten Up a settare il correttore. Mi piace un sacco per il fatto che dà un effetto veramente molto luminoso, ma restando comunque matte. E a me piace avere questa zona centrale del viso più luminosa rispetto al resto, per una questione di dimensioni del volto e per una questione di struttura. Da modo di ottenere la struttura facciale che preferisco su di me, nel senso di risaltare la parte centrale e andare a nascondere un po' di più il resto della zona, cioè il resto del viso, non della zona. E se per caso avete qualche prodotto di questi due brand che amate e utilizzate costantemente, vi pregherei di scrivermelo sotto nei commenti, così posso esplorare un po' di più, provare altri prodotti e posso testarli, vedere se mi piacciono, e se mi piacciono raccomandarli alle altre persone che non li conoscono. Quindi ci diamo una mano a aiutarci. Con la cipria ho perso ovviamente l'effetto luminoso del fondotinta. A vederlo così non dà un effetto mascherone, sembra molto naturale, intendo il fondotinta. Poi ovviamente in questo momento sono super matte, per cui è normale che non sia molto naturale. Ok, non ho nessuna matita per sopracciglia, né di Essence né di Catrice, e non me ne ero accorta, quindi faremo finta di nulla e andrò a farmi velocemente le sopracciglia e tornerò da voi tra un secondo. Direi di passare agli ombretti, in realtà abbiamo tantissime cose da provare. Abbiamo due ombretti singoli di Catrice, non ci posso credere, sono ombretti singoli che si possono staccare e mettere nelle palette magnetiche, non lo sapevo, wow! Il numero 170 e il numero 30, e il numero 30 magari lo usiamo come illuminante. Poi abbiamo un'altra palette di Catrice che è la The Ultimate Chrome Collection Eyeshadow Palette, e qui ci sono un sacco di colori super divertenti, nel senso che c'è magari questo verde menta, questo violetto, sono un po' polverosi così a primo impatto, però sembrano super belli. E poi abbiamo questa palette di Essence che è la Too Glam To Give A Damn, che è fatta così all'interno e non ho idea di che cosa voglio fare. Dovrei usare qualcosa magari di viola? Direi di sì, proviamoci. Non li uso mai, quindi perché no? Tanto siamo qui per divertirci. Inizio con questo colore qui e lo uso come colore di transizione. Vado a metterlo nella piega dell'occhio. Per essere sincera, è la primissima volta che uso degli ombretti di Essence. Il primo colore non mi sembra per niente male. Per ora lo lascio così, anche se vorrei che questo fosse più sfumato, ma proseguiamo in modo che magari utilizzando altri colori riusciremo a sfumare meglio. Ora vado a prendere un 234 di Jessup Beauty e prendo questo colore qui, questo viola bello acceso intenso, e anche se è brillantinato spero che non si veda più di tanto, e lo vado ad applicare nell'angolo esterno dell'occhio e nella piega. In realtà non so come si veda dalla fotocamera, ma per ora dal vivo come viola non mi sembra malissimo. Da quello che so, che non è molto, i viola sono i colori più difficili da creare negli ombretti, però ovviamente ne so pochissimo. Comunque per adesso non mi sembra male come viola. Ho avuto qualche piccolo fallout qui sotto e ora vado a riprendere il pennello che ho usato prima, che è il Morphe M441, e
Io vado a sfumare il colore di prima con questo violetto che abbiamo appena utilizzato. Ora dobbiamo andare a scegliere il colore da mettere sulla palpebra mobile. E non so che cosa voglio usare. Provo a usare questo colore qui, questo verde metallico. Questo è più... Oh, è carinissimo, non l'avevo ancora toccato. Wow. Vado a riprendere il correttore di Catrice. Questa volta vado a utilizzare la colorazione Light Natural. Ne metto un po' sul dorso della mano e poi con un MAC 242 vado a pulire la parte iniziale della palpebra mobile per creare un cut crease. Vado a prendere il verde che vi dicevo prima, vado ad applicarlo sopra il correttore. Per ora sto usando il colore da asciutto. Ok, posso dirvi una cosa, proprio onestamente, io non uso mai questi colori, mai, e sto amando alla follia. Comunque vado a riprendere il viola e lo vado a ripassare qui nell'angolo esterno, andandolo a sfumare con il verde. Voglio un colore ancora più scuro, ma non c'è tantissimo qui, quindi provo con questo qui che è il più scuro di tutta la palette. Vado a metterlo qui nell'angolo esterno. Vado a prendere la Essence Brighten Up e la Beauty Blender e vado a pulire gli angoli esterni per renderli più affilati. E poi nella rima inferiore dell'occhio vado a riprendere il viola più acceso che abbiamo usato. Come eyeliner vado a usare il Cushion Eyeliner di Essence, ed è da un sacco che non lo uso, anche se mi era piaciuto tantissimo, Vediamo un po' se ce n'è. Ok, non si è asciugato, yes! Come mascara oggi proveremo insieme il Rock Couture di Catrice Cosmetics. Come mascara personalmente io preferisco quelli che danno un po' più di volume piuttosto che questi che separano tantissimo le ciglia, ma io preferisco un effetto più pieno. Vado a prendere l'ombretto singolo di Catrice, il numero 30, vado a usarlo come punto luce sotto l'arco sopraccigliare. Porca miseria, ora vado a sfumarlo, però, cioè, permettete, sono rimasta un po' scioccata, non mi aspettavo fosse così intenso. Come ciglia finte vado ad applicare le Lovable Lashes di Flutter Lashes. Voglio usare uno di questi colori, cioè uno dei colori da questa palette. Questa palette è stupenda. Voglio usare questo colore qui, che è il primo della palette, questo qua, e lo uso come punto luce nell'angolo interno dell'occhio. Wow, è diversissimo da quello che faccio di solito. Ripeto, stranamente, mi piace tantissimo. Come bronzer vado a usare questo qui di Essence, che è il Matte Bronzing Powder, e questo me l'avete visto usare tantissime volte, mi piace un sacco. Oh, ogni volta mi dimentico che profuma di cocco. Vado a bronzare un po' il viso. E come blush invece provo questo qui di Catrice, che è un blush box nella colorazione numero 20, Glistening Pink. Ok, per essere totalmente onesta, i blush non mi emozionano particolarmente, nel senso che sì, mi piacciono, mi piace indossarli, ma non vado a... Ah, andiamo a fare shopping di nuovi blush! Come illuminante uso questa palette qui di Essence, che è la Glow to Go Highlighter Palette. E vado a utilizzare questi due qui mischiati insieme. Mettiamoli tutti, ma sì. Sono molto consapevole di avere un sacco di bollicine sotto pelle in questa zona qui in questo momento, ma non mi importa, nulla può farmi rinunciare a un bel illuminante. Come rossetto invece abbiamo due opzioni. Uno è... no, entrambi sono di Catrice, sì. Uno è un Velvet Matte nella colorazione 20 e l'altro è un Ultimate Color nella colorazione 240 ed è un nude, quindi molto chiaro. È che tra i due ho paura che questo sia troppo scuro e vada a togliere l'attenzione dagli occhi. Vado con quello nude. Con un trucco così intenso proviamo con quello nude. Ve lo dicevo che era nude. Comunque, questo non penso sia totalmente opaco. Secondo me resta un po' così, tipo, non proprio un gloss, ma
satinato. Okay. Comunque questo è qui il look completamente finito. Spero tantissimo che questo video vi sia piaciuto e di nuovo, se avete dei prodotti di Essence o Catrice che volete suggerirmi, lasciateli nei commenti qui sotto, così possiamo aiutarci a vicenda e ispirarci a vicenda e scoprire insieme prodotti nuovi che sono fantastici. Spero tantissimo che questo video vi sia piaciuto. Se siete nuovi qui non dimenticate di iscrivervi e se vi è piaciuto questo video non dimenticate di lasciare un bel like, così so che vi è piaciuto e posso crearne altri su questa stessa linea. E niente, come sempre, thank you so much for watching e ci vediamo nel mio prossimo video. Ciao!